Buongiorno, buongiorno e buon 8 luglio, mercoledì 8 luglio, che viene dopo la serata del 7 luglio. Ho dormito poco questa notte, ho dormito poco perché appena arrivato a casa tardi, dopo la partita, mi sono messo a rivedere quei 6 minuti meravigliosi e poi ancora il gol di Rebic per il 4-2 sulla Juventus. Una serata da vecchi tempi. Peccato non ci fosse il pubblico, l'ho già detto nel video di ieri sera. Ma andiamo coi giudizi. Donnarumma. Partita senza grosse paure, salvo un tiro di Ronaldo. Poi diventa protagonista. Rugani si erge là in alto, colpisce la palla di testa e in un nanosecondo Donnarumma compie la prodezza. Sempre protagonista. Una parata. La prima delle ultime giornate. Ma sempre puntuale, lui ai confini della realtà. Conti, bella partita. È in crescita, Andrea. Aveva da curare Ronaldo. Bel duello aspro, è andato anche giù bello duro, prendendo anche una munizione. Però l'ha contenuto un Ronaldo che era in palla questa sera, sfiorando il palo anche, ed è stata decisiva la deviazione proprio di Conti nel primo tempo. E dunque 7, un bel 7 per Conti, partita di in crescita, voto in crescita, un bel 7. 6 a Kier, avrebbe meritato molto di più, però si fa sorprendere dal secondo gol di Ronaldo saltando goffamente e non facendosi trovare in posizione sul lancio lungo, dato che questa sera non do voti insufficienti, quindi gli diamo la sufficienza. Diamo la sufficienza anche a Romagnoli. Diamo la sufficienza a Romagnoli perché do la sufficienza a tutti. Do la sufficienza a Romagnoli anche se sul gol di Rabiot e poi sul gol di Ronaldo non è stato inappuntabile, non andando a chiudere su Rabiot, sulla bella fuga, bel gol comunque di Rabiot, e sul tiro, sul lancio alto, non è stato inappuntabile. Theo Hernandez 6, anche lui sufficiente, una sufficienza figlia di una buona prestazione. Una prestazione che ha visto Theo Hernandez poi soprattutto nel secondo tempo sfruttare le fasce, anche se è stato saltato troppo facilmente da Rabiot e nel primo tempo Cuadrado e Bernardeschi, anche perché poco aiutato da Paquetà, gli hanno veramente creato grossi problemi, ma non do insufficienze dopo un 4-2 con la Juventus. Veniamo ai 4, perché il Milan ha giocato col 4-4-2. Salemaker 6, è partito anche bene con vivacità, brio e gamba. Poi a poco ha risentito certamente delle fatiche delle ultime partite e si è spento, ha fatto bene poi a cambiarlo con Leao, visto che poi il Milan doveva anche cercare di realizzare gol ed essere pericoloso. Quindi la sufficienza anche per Selemaekers, ma grazie alla vittoria. Veniamo a Benasser, 7, una grandissima prestazione di Benasser che è stato splendido, ha recuperato palloni su palloni e con Kessié, il migliore in campo, Kessié, il migliore in campo, ha formato una cerniera splendida ed è difficile da superare. Kessié che poi ha raccolto l'assist preziosissimo di Ibra e solo davanti al portiere, ora che grazie a Pioli gioca in maniera molto più lucida, segna il gol del 2-2. Veniamo poi a Paquetà. Paquetà partita di totale sacrificio, gli diamo la sufficienza perché ha giocato praticamente da terzino nel primo tempo, soffrendo le sortite di Cuadrado, spesso raddoppiato da Bernardeschi. Però ha lottato, ha cercato di portare avanti i palloni, assolutamente sufficiente. Rebic era lì tra la sufficienza e l'insufficienza, poi realizza un gol straordinario. Insomma, Rebic si prende un bel voto. Un giudizio certamente positivo come Ibra. Ibra è infinito, Ibra Suprema, sì, infinito, è infinito, è infinito. Realizza il gol su rigore, dà un assist geniale come Kurt Gödel, geniale, il filosofo della teoria dell'incompletezza, un pallone geniale e che si non sbaglia. Un grande voto anche questa sera, un grande giudizio per Ibra, che poi ci ha fatto soffrire con le dichiarazioni di fine partita, quando dice:
Peccato perché avrebbero potuto vedermi in queste ultime partite live i tifosi. Ne parleremo nei prossimi video. Veniamo a chi è entrato. Çalhanoğlu è entrato molto bene Çalhanoğlu. Ha effettuato anche un bel calcio di punizione, giocatore ormai totale, ha recuperato presto ed è stato splendido anche questa sera. Come Bonaventura, che ha recuperato un pallone grazie all'emisfero destro dove risiede l'intuizione, proprio su un passaggio errato di Alexandro, un passaggio orizzontale che non si dovrebbe mai effettuare. Ha preso, ha passato a Rebic per il gol del 4-2 che ha chiuso praticamente la partita. Leao, bel voto Leao. Leao mi dicono che sta sempre crescendo anche a livello di convinzione, un po' come Paquetá, e il signor Leao ha segnato un bel gol in diagonale con la leggera correzione, sul primo palo scusate, con la leggera correzione di Rugani, però Leao, senti chi parla Leao, è stato positivo. Buona l'entrata di Calabria, buona l'entrata di Krunic, ma attenzione, attenzione al migliore in campo, nettamente, quasi un 10 per Stefano Pioli. Era padre Pioli, è diventato Papa Stefano I, è diventato Papa Stefano I. Pioli ha messo in campo una formazione che ha sofferto nel primo tempo, ma voleva tenere fuori Bonaventura e anche Çalhanoğlu per farli recuperare, mettendo Rebic 4-4-2. Non ha sbagliato una mossa. Ora è stato eletto al trono papale da padre Pioli o Pioli. È stato, è diventato il Papa, oggi idolo assoluto dei tifosi. E adesso proprietà. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatta.